E bella a tutti ragazzi, io sono Sage e oggi vi porto un nuovo video su FIFA 16, carriera allenatore con la squadra Fiorentina. Come vi avevo promesso l'ultima volta, vi porto appunto un episodio nuovo della carriera allenatore. Insomma, non ho toccato nulla della squadra, quindi è ancora tutto insomma come è partito dal primo episodio. E nulla, direi che possiamo iniziare continuando i nostri acquisti, insomma, le nostre vendite. Non ho ancora concluso nulla in pratica, cioè, insomma, ho fatto solo qualche acquisto, tutto qua, non di più. Vediamo appunto che siamo rimasti con Marian Sar, che ha accettato il nostro contratto, e appunto, gli diamo il benvenuto a Firenze. Benvenuto Marian Sar. Poi abbiamo Baumgartlinger lì, quel giocatore lì che ha rifiutato, e va bene, non lo portiamo. 19 anni 68, direi di sì. Mettiamo non specificato, 5%, vabbè, 17.000 euro che non sono neanche tanti alla fine, su FIFA intendo ovviamente. Vediamo come riusciamo a gestirci la squadra. Io direi di iniziare subito, vediamo che il joystick mi si sta scaricando, ottimo. E Sandro accetta anche lui, 50.000 euro, 4 milioni di euro, davvero niente per un giocatore che secondo me potrebbe creare. Non ci sono abbastanza fondi? Maledizione, allora aspettiamo, vediamo che non c'ho abbastanza fondi, davvero una cosa molto molto strana perché appunto ho gli stipendi che sono davvero a merda, proprio schifo. Quindi ci diamo un po' di soldi, magari 8 milioni, così 142 mila. Adesso andiamo nell'ufficio e andiamo a dare il benvenuto anche a Sandro. Benvenuto Sandro a Firenze. Raga, io direi che abbiamo fatto un paio di acquisti, direi che ormai il torneo è finito, quindi lasciamo scalare i giorni e vediamo appunto le prime partite di campionato che disputeremo, perché in questo episodio almeno vorrei giocare almeno una partita, perché se non gioco almeno una partita è molto brutto fare l'episodio solamente di calciomercato, ecco. Baumgartlinger che accetta, signori, accettiamo, diamo il benvenuto anche a lui, a 1.700.000, che è davvero poco secondo me. Ok, nuovo giocatore arrivo. Abbiamo acquistato tre difensori, quindi direi che con il difensore ci possiamo anche fermare, perché alla fine stiamo prendendo così tanti giovani che a momenti la Fiorentina sta facendo diventare una primavera, ecco. Holtmann, Amiri che direi che dovrei seguirlo. Wendell, lo conosco. Terzino potrei anche prenderlo. Kolak, non so chi sia. Poulsen, lo conosco anche lui. Alaba, vabbè, lasciamo stare. Manco lo cago perché che daranno tanti tanti soldi, quindi questo non so chi sia. Vabbè, direi che ok, il Southampton ha accettato 15 milioni di euro per cioè ha accettato la nostra controfferta, quindi hanno deciso di accettare il prezzo di Ilicic, appunto. Quindi diciamo un'offerta per Tatarusano, direi che darlo via per 4 milioni va bene. Cerchiamo di portarci a casa più giocatori possibili, ovviamente, e anche di cedere i più vecchi, insomma. Gli diamo 10 milioni per Badelio, Badeji, come si dice. Spero che sia Badelio, penso. Aggiornamenti dalla Spagna, vediamo. Nunez, no. Unai Simon, no. Munir, lo conosco e penso anche di chiedere informazioni, sperando di portarlo a Camarasa. Boh, vediamolo. Io direi che per il momento direi di portare un portiere, perché ci manca un portiere, penso. Dragoschi ce l'hanno inchiappettato l'ultima volta, quindi direi di portare appunto un altro portiere che appunto dovrebbe essere la riserva, ecco, però invece sarà titolo. È in prestito al Como. Brutta cosa questa, brutta cosa, Scuffet è in prestito al Como. Quindi direi di andare a prendere qualche altro giocatore. Vediamo qualche altro portiere che mi viene in mente. Le ali, se non sbaglio, è un buon portiere. Le ali. Adesso non mi dire che pure lui in prestito. Ecco. Lo sapevo, io tutti in prestito qua. Tanto sono portieri qua. Tutti in prestito. Andiamo al Chelsea, magari. Ho deciso che devo andare. Cioè, devo andare. Cosa cazzo sto scrivendo? Begovic.
Sarà vecchio Begovic, è vero, è vecchio, è abbastanza vecchio, e insomma 28 anni, direi, dato che è un turnover, direi di contattarlo per il prestito. Giocatore importante in prima linea, è vero. Non gioca male Begovic, cioè almeno l'ultima partita l'ha giocata per infortunio di Courtois, ma ovviamente lo stipendio ci manca. Quindi raga, direi che se ci manca lo stipendio, direi di cercare di prendere un portiere con neanche tanto di stipendio, ma che secondo me possa essere devastante. Norberto Neto. A posto. A posto, non possiamo fare un cazzo in pratica, cioè, scusate per la parola, ma è così. Proviamo almeno a portare lui, non Antonio, lui 16enne tra i pali. Almeno lui, ti prego, pietà, turnover, pietà, 2 anni. Mandiamo l'offerta per il prestito, senza diritto di riscatto, purtroppo. Quindi speriamo ovviamente di acquistare questo Donnarumma. E cerchiamo di andare avanti appunto vedendo. Ecco, vediamo che Ilicic ci ha accettato l'offerta. Che cazzo? No. La sua richiesta per Munir, 7 milioni per Munir, è davvero un'ottima offerta. Cerchiamo di scendere ancora un po', 6 milioni magari. Diamo via qualche pippa. Pippa, insomma, qualche giocatore, ecco. Vecino, detto che lo tengo. Zarate. Via Zarate più 1 milione, che ne so. Sì. Sperando di pagare 1 milione Zarate, eh sì, Zarate Munir, sperando ovviamente di prenderlo. Mancano ancora tanti giorni. Allora, vediamo. Lebornier. Che cazzo? Georgiano, 16enne al Paris Saint-Germain. Augustin, lui lo conosco. Quindi lo osservo. Ah, Areola. Ho visto lui, pensavo fosse Areola il portiere. Adesso che mi è venuto in mente Areola, appunto andrò a fare un'offerta per Areola. No, anzi, dato che prenderemo Donnarumma, direi che sarebbe una cosa inutile acquistare Areola. Areola, come cazzo si dica. Insomma, aspettiamo. Aspettiamo qua che giorni. Mira, un'offerta rifiutata. Hanno deciso di respingere quanto non dei nostri 20 migliori che una squadra rivale. Ma perché? Perché siete così tirchi? Tatarusano, manco me la cago l'offerta. Finché non trovo un portiere non posso cedere. Tatarusano. Non abbiamo niente di budget in pratica. Siamo nella cacca. E direi di procedere con appunto vedere Areola. Alphonse Areola, eccolo qua. No, pure lui in prestito alla squadra Villarreal. Raga, a questo punto direi che non ci rimane molta scelta. Ci teniamo a Tatarusano per forza. Cioè, perché io altre soluzioni non ne ho. Vediamo che c'è una conferenza stampa. Offerta per il trasferimento per. Ma perché offro tutti di meno? 5 milioni do. Ma poi d'altronde sembra Atalanta, voleva proprio acquistarsi la nostra squadra. Tatarusano, sei fiss. Ho deciso di chi se ne frega. Vendiamo. Anche se non abbiamo il portiere, ce la giochiamo così. Abbiamo ancora Sepe, che è il nostro asso nella manica. Ok, 9 milioni per Badelli. Direi che puoi andare. Ti faccio io le valigie, Badelli. Ok, Badelli via. Adesso, ragazzi, ci serve un centrocampista per rimpiazzare Badelli. E penso. No, non penso niente perché non so chi prendere. Pensavo a Tielemans, però è un giocatore Tielemono, come si dice. Però è un giocatore che costa un po' troppo. Costa un po' troppo e quindi direi di. Insomma, non saprei chi prendere. Raga, io dico che intanto che qua sto appunto pensando, direi di fare un taglio. Quindi ci vediamo tra esattamente qualche minuto. Sperando ovviamente di non fare minchiate, quindi direi di vedere un attimo. Vediamo, vediamo. Un centrocampista, c'è Baselli. Vediamo dove sta Baselli. Daniele Baselli, 23 anni. 11 milioni, vabbè. Troppo 11 milioni effettivamente. Quindi direi di portare Loftus-Cheek. Che però non mi convince, quindi Loftus, Ruben Loftus-Cheek, eccolo qua.
Direi di prenderlo con il diritto di riscatto fissato a 2 anni con 2 milioni di riscatto, perché sennò mi viene a costare troppo, appunto. Loftus, speriamo che almeno tu arrivi al nostro Chelsea, alla nostra Fiorentina. Manca poco e dovremmo disputare forse la prima partita di campionato. Yusuf Poulsen è un 71. Sì, 71-21 anni, direi che può crescere benissimo. Quindi 3 milioni di euro per Yusuf Poulsen. Yusuf Poulsen. Adesso, ragazzi, direi di andare a vedere appunto. Finale, ok, ciao. Vediamo, non sto neanche allenando i giocatori per quanto io sia. Wow, 1.800.000 per Ruben Loftus-Cheek. Quindi, cioè, potremmo portarcelo a casa per niente in pratica. Siamo contro il Milan, ottimo, ottimo. Non abbiamo neanche una squadra decente ancora, anzi abbiamo fatto delle cessioni, direi. E siamo pure contro il Milan, è una cosa davvero, boh, strana. Werner, lui lo porto. Non so quante volte l'ho detto, ma lui lo porto. 6 milioni di euro, tu arrivi per forza perché abbiamo bisogno di un protagonista, anche se abbiamo. Oddio. Questo è il fratello di Khedira per forza, sono uguali. Lo teniamo d'occhio. Si chiama pure Rani, il fratello si chiama Sami. Meglio di così. Massimo Bruno ha un certo di non so che di speciale, vediamo. Boh, per il momento sto solo 5 milioni per. Mamma mia, 4 milioni facciamo, vediamoci incontro perché 5 milioni per Poulsen non li spendo. Giocatore venduto, offerta per il prestito, stiamo esaminando. Sì. Ok, giocatore venduto. Intanto abbiamo venduto quasi tutta metà squadra, quindi in porta non so ancora chi metterò. Ecco, perfetto. Liverpool acquista Gaetan, proprio così a caso. Grazie Liverpool. Non ce ne frega niente, ovviamente. Ne invia tra le azioni su Jerome Prior. No, tu non puoi venire, sei troppo. Ci serve un giocatore, un porta vorrei almeno un qualcuno che sappia gestirsela. Offerta troppo bassa, con 10 milioni, non gli offrirò mai 10 milioni. Hanno accettato. Preso per 2 anni, 26 milioni, abbiamo anche un buon budget, cioè proprio. Ottimo. Quindi avendo un buon budget ci rimane la partita contro il Milan e non posso simularla, quindi. Raga, faccio un taglio e vediamo quando riusciamo a fare la squadra. La partita comincia con questa azione incredibile di Bernardeschi che va sotto porta e tira, però c'è la parata purtroppo di Muslera che ci impedisce il gol del vantaggio. Poi sul calcio d'angolo c'è il cross di Borja Valero che la passerà in mezzo, però la palla verrà buttata fuori dai difensori del Milan appunto e poi ci sarà il tiro da fuori area che non va a buon fine di Christian Tej. Poi c'è questa azione su rimessa laterale di Bernardeschi che la passa a Borja Valero che perde palla purtroppo in mezzo a due giocatori, poi la recupera in modo incredibile e fa un tiro da fuori area, tenta la botta da fuori area, ma purtroppo il gol non c'è. Poi vediamo questa azione del Milan che purtroppo andrà in gol con Bonaventura che fa un'azione da solista in pratica. E va a rete in gol, cioè va a rete, ecco. Poi noi proviamo qua a ripartire insomma dall'inizio con una rimessa laterale. Poi vediamo qua Bernardeschi che appunto tenta l'azione da solo. Si libera per bene da Antonelli se non sbaglio, sì. E poi se ne scarta uno su un rimpallo di fortuna. Va però purtroppo Muslera para di nuovo e ci impedisce il gol del pareggio questa volta. Poi troviamo Onda che mette in mezzo un pallone della Madonna in mezzo e Bonaventura raddoppia di testa su cross di Onda che è praticamente un cross spettacolare, non c'è nulla da dire. Poi ripartiamo di nuovo con la Fiorentina che in pratica riparte appunto qua, però non riusciamo a ripartire in modo ottimo, ottimale. E vediamo Onda che qua cerca di liberarsi, se l'allunga e poi la mette in mezzo qua. I difensori sbagliano e Abate, signori, Abate mi ha fatto un gol così a porta vuota in pratica. E Sepe non ci può fare proprio nulla. Andiamo 3-0 purtroppo così. La partita purtroppo si conclude con questo 3-0 secco. Andiamo a perdere la prima partita di campionato e purtroppo
dovrò davvero risistemare tutta la squadra. Qua invece tentiamo l'ultima azione per almeno il gol della bandiera, ma purtroppo Muslera arriva anche su questo tiro. E poi non ci sono più parole ormai per descrivere la partita. Una partita direttamente, diciamo, che non era da 3-0, ma purtroppo è andata così. Beh, raga, non c'è molto da dire, abbiamo perso la partita 3-0 purtroppo e siamo a meno 3 di differenza rete, siamo in fondo alla classifica, quindi diciamo che ancora il campionato è lungo però, e in base ai nuovi acquisti che faremo, anche se abbiamo pochi giorni a disposizione, diciamo che cercherò di mettercela tutta per almeno avanzare di posizione, perché non possiamo continuare il campionato in questo modo. Una Fiorentina che davvero è stata davvero distrutta da questo Milan, con questo 3-0 ci siamo andati a casa con un morale bassissimo direi. Ma noi non perdiamo le speranze e ci rifaremo nelle prossime partite. Questo video ormai è giunto a fine, ho portato solamente una partita perché sennò il video sarebbe durato un po' troppo. Nel prossimo episodio cercherò di portare almeno due partite perché abbiamo un calendario davvero molto molto difficile. Ed è un calendario che praticamente non scherza, perché abbiamo delle squadre che sulla carta sono o a nostro livello oppure sono leggermente più forti magari. Qua appunto vedo un attimo l'offerta per Paulsen, cerco di appunto acquistarlo perché abbiamo bisogno anche di un attaccante che alterni Babacar, ecco, perché Kalinic non sempre può essere devastante là in fondo. Il nostro calendario appunto ci dice che abbiamo contro, se non sbaglio abbiamo l'Inter, il Torino e poi non ricordo, ma davvero difficile. Appunto adesso andremo a vedere un attimo chi abbiamo contro nelle prossime partite. Come vedete questa è la rosa, che purtroppo è davvero una rosa non forte, ma che ci posso fare, io l'ho costruita così per testarla e alla fine è andata male, quindi insomma. Abbiamo il calendario appunto e vedete qua abbiamo il Torino e altre squadre. Beh, raga, per questo video direi che può bastare, lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, bella raga.